Ciao, sono Simona, ti parlo da Roma e scrivo su Letture Sconclusionate. Ciao, sono Nereia, ti parlo da Barcellona e scrivo su Librangolo Acuto. Questo è Recensire e Recensore, il podcast che parla di libri e di blog. Ciao a tutti, sono Nereia, vi parlo da Barcellona, dall'altro lato c'è Simona che vi parla da Roma. Questa è la 13ª puntata di Recensire il Recensore. Benvenuti. Oggi vogliamo parlare di cose, facciamo così, cose che Simona mi ha inviato per vendicarsi di Montemagno e dell'assessore, che del libraio in realtà è stato Marco Candela, quindi perfetto, io non mi sento colpevole, però mi sento colpevole di Montemagno soprattutto e dell'assessore pure. E quindi Simona, siccome non c'aveva un cazzo da fare, ha deciso di condividere con me dei video che ha scaricato e mi ha condiviso con WeTransfer. Parliamo di due video che parlano della situazione attuale dell'editoria a causa del Covid. Quindi Simona, vogliamo dire a tutti perché hai deciso di vendicarti in questa maniera così meschina? Ma io non è che mi sono vendicata, questa è pura informazione, la gente deve sapere. Capito? Vuoi mettere? È morta un sacco di gente nel frattempo, tipo io, dopo che ho visto quei video imbarazzanti, uno soprattutto imbarazzante. Ma no, perché cioè tu non ti alzi ogni mattina col pensiero come sarà l'andamento della lettura in Italia? Avremo letto durante il Covid? Non abbiamo letto? E soprattutto abbiamo letto secondo le domande che fanno in Italia o secondo le domande che fanno in Francia? O metti caso secondo le domande che fanno in Spagna? Io non me le faccio queste domande. La mattina io mi sveglio e so che devo andare di corsa in cucina cercando di evitare di morire nel tragitto perché i gatti mi tagliano la strada. Cioè, questi sono i miei pensieri. Farmi il caffè con un sottofondo di miagolì perché vogliono già mangiare alle 6:30 di mattina. Io ho il cazzo girato, quindi non si mangia fino alle 7:30 perché io li punisco per avermi svegliato alle 6:30. Quindi mangiano comunque alle 7:30 e cerco di capire chi sono davanti alla tazza del caffè. Quindi queste sono le mie domande esistenziali: chi sono, perché lavoro, perché oggi sono le 6:30 esattamente come ieri, perché ho dei gatti stronzi che mi svegliano a quest'ora. Cioè, queste sono le mie domande esistenziali la mattina. Che ti devo dire? Io invece queste domande ogni tanto me le pongo e mi è capitato tra le mani prima un invito, cioè per vederne una delle due sono stata invitata a un video party, ho passato esattamente, credo, 5 giorni a capire come scaricare l'evento, perché il problema non era tanto che io volessi fare il pirata, ma è solo che è difficile ritrovarli, perché era un evento organizzato da Lanza, perché Lanza adesso ha creato un canale video che si occupa di cultura e in particolare di libri, e quindi c'è stata questa presentazione riguardante Più libri più liberi. E poi, sempre dagli stessi canali, ho beccato la presentazione di Più libri più liberi, che attesta quello che sarà il Più libri più liberi del 2020. Da dove vogliamo partire? Partiamo dal video imbarazzante, quello che dura un'ora e non so, 1:05. Partiamo da un video che mi hai fatto vedere in maniera, ripeto, meschina. Mi hai detto guardatelo, però non è che mi hai detto che era imbarazzante. Mi hai solo detto guardato e io l'ho guardato. Ma io sono d'accordo con te, però è anche vero che l'altra volta nella puntata dei numeri eri veramente fomentatissima, quindi io volevo mantenere, come dire, l'attimo di fomento. Ma fomento c'è stato. Infatti. Ma infatti il fomento c'è stato, però io stavo cenando, mi stavo guardando quel video e mi giravano i coglioni, ecco, per dirla proprio in maniera fine e francese. Tu lo sai che io e il francese... Ma non sei educata però. No, non sono educata. Vabbè, mi giravano un po' le scatole, ok? Per dirlo in maniera educata. Perché tu... No, perché tu guardi anche trasmissioni che riguardino la lettura, però quei numeri non sono i numeri che sei abituata a leggere. La cover della trasmissione era carina, ma a te piacciono altre cover. Gli invitati erano carini, però li preferisco più giovani. Esatto. Ok, vabbè, allora in questa trasmissione molto interessante, che però è interessante per gli altri, per me è un po' meno interessante perché io preferisco cose più interessanti,
e c'erano un sacco di invitati diversamente giovani, tra cui il presidente dell'AIE, tale, me lo so scritto perché me lo dimentico sempre, Riccardo con una C, Franco Levi. Riccardo con una C, è importante, sarà stato portoghese. Dunque, in questa conversazione, insieme a anche il signor Giovanni, sempre dell'AIE, e responsabile dell'ufficio studi, siamo precise, responsabile dell'ufficio studi, e ad altre persone che non mi ricordo più i cognomi, Simonetta Pillon, amministratore delegato delle informazioni editoriali, e Sabrina Minardi dell'Espresso. Ecco, Sabrina Minardi che faceva da moderatore, scusa. No, prego, faccia. Sì, lei me la ricordo, la Minardi dell'Espresso. Dunque, in questa conversazione, in questa specie di tavola rotonda, si parlava di quanto è successo al mondo dell'editoria nei mesi di lockdown dovuti al Covid e quali potrebbero essere le soluzioni per risollevare, vedi come mi è venuto brutto del sud, risollevare, ecco una bella S sibilante, per risollevare le sorti di un mondo che piagne miseria da Bibbia, probabilmente, da quando è stata pubblicata la Bibbia. Probabilmente sì, da prima che noi fossimo nati, insomma. Beh, insomma, un mercato in crisi da Gutenberg, dicevamo, dall'epoca di Gutenberg. Dunque, Come iniziare questa conversazione? Insomma, il problema è che nessuno ha venduto una fava in questi mesi. Insomma, il succo era questo: nessuno ha venduto una fava in questi mesi, tranne alcuni fortunelli che sono, per l'esattezza, scusate, 700 librerie su 4.300 che sono riuscite a sopravvivere. No, 17. No, le 17 sono quelle proprio ganzissime. 700 sono quelle che meno ganze. Ci hanno provato. Tra queste 700 ci sono 17 hanno fatto proprio boom. E invece le altre poi ci sono andate dietro un po'. Comunque non è che non hanno guadagnato proprio niente. Quasi niente, ma proprio niente no. Su 4.300. Ok? E fino a qui tu dici imbarazzante. Questo è quello che dici. Imbarazzante che su 4.300 punti vendita soltanto 700 siano riusciti a rimanere attivi durante la pandemia, che perché si sono reinventati e hanno cercato di rimanere vicini ai propri lettori e vendere i propri libri. E questo è un dato imbarazzante, ma non è solo questo imbarazzante è tutto il scusate i rumori che di palline con cose, sono i miei gatti che giocano. Dicevo, non è solo imbarazzante questo, imbarazzante è tutto il contesto, perché a questa tavola rotonda, chiamiamola così, gli ottuagenari che sono stati invitati a parlare si stupivano di cose che non c'è da stupirsi. Io non so se tu sei d'accordo con me, però questa gente si è stupita dell'esistenza di internet. Non solo si è stupita dell'esistenza di internet, si è stupita del fatto che ci sia gente su internet a cui piace ascoltare gente che parla di libri. Guarda, io vabbè, dicevamo. Tu sappi che dopo questa presentazione Giubilei e Parente si sono sentiti un po' male. Ma io mi sono sentita male pure io, quindi figura di Giubilei e Parente come si sono sentiti, saranno suicidati sempre che se la sono vista sta presentazione. No, si dice che Parente abbia deciso di trovare delle tovagliette per fare delle foto con delle copertine di libri. Esatto. No, allora. E abbia comprato un manuale, sai, di quelli tarocchi, come essere figli su Instagram. Allora, dunque, la situazione è grave, insomma, per come l'hanno dipinta loro, la situazione è molto grave perché c'è stata una perdita di circa, non me lo ricordo più, milioni di euro. Ce l'avevo scritto, ma adesso vedo dei numeri e non capisco più. Comunque, c'è una perdita. No, anche perché, diciamocelo, diciamolo ai nostri ascoltatori, questa è la seconda volta che registriamo questa puntata. Perché la prima ci siamo davvero impegnate, ma davvero tanto. Perché, come abbiamo detto nella puntata pilota di questo podcast, qua ci sono due blogger, 5 gatti e un cane.
e oggi possiamo aggiungere anche un antifurto. Quindi ieri sera quando ci siamo messi a registrare c'era un gatto che giocava con la palletta, due gatti che litigavano, un antifurto che è partito e non si voleva spegnere. No raga, comunque cioè, noi abbiamo bisogno di uno studio per fare queste cose, non si possono fare queste cose in salone con Romina che gioca con le pallette, raga, veramente. E fortuna che c'ho la lettiera lontano, perché sennò sentivamo Rio che faceva costruendo castelli di sabbia incredibili per poi non coprire una cacchetta di un centimetro e mezzo, però va bene lo stesso. Dunque, quindi allora la riassumo io sta cosa. L'ho trovato comunque. C'è stato. Ah, ok, vai. L'ho trovato. Allora, c'è stata una perdita, guarda, raga, veramente, damose all'ippica, perché abbiamo perso 90 milioni di euro. Insomma, il sunto era questo: abbiamo perso così tanti soldi che non sappiamo più a chi cazzo dobbiamo chiedere un prestito. Ok, questo è. Abbiamo perso 90 milioni di euro, circa il 19,9% rispetto a quanto avevamo preso l'anno. Poi a quanto avevamo preso io mi sento come Giovanna d'Arco, a quanto avevamo appena, nessuno mi ha dato un cacchio a me, quindi non hanno gli altri, ecco. Meno 19,2% di copie vendute. Vedi che sto sul pezzo. Comunque ho scritto poi 19,9% sordi con la R, che era importante. Sordi, l'ho scritto proprio così. E incredibile, in tutta questa perdita da strappamento di capelli, che è successo? E dice, che è successo? Online, è successo l'internet. Raga, una cosa incredibile, nessuno se l'aspettava. Sono aumentate le vendite online. Incredibile. Cioè, hanno dato questa notizia che io ho detto, ma non mi dio. Quando era tutto chiuso, la gente ha comprato online. Ma che davvero mi sta a dire? Davvero, io chi non ci credeva è andata così, aumento delle vendite, guarda qua me lo so proprio scritto, vendite online 47% al posto di 26,7%, cioè incredibile, al posto di dell'anno prima, perché io sono al posto di dell'anno prima, quindi incredibile, la gente non poteva comprare niente da nessuna parte, c'era difficoltà a trovare pure la carta igienica e hanno deciso di comprare su internet. Io non l'avrei mai detto, guarda, veramente. Cioè, io non lo so come hanno fatto le persone a comprare su, perché hanno comprato su internet? Tu non avresti... Vabbè, hanno scoperto che esiste anche un altro canale. Cioè, il problema è che pure lì, se sulla base ci sarebbe un fondamento di un'osservazione, diciamo, interessante, la presentano male. Perché se loro mi avessero detto invece c'è un folto numero di persone che non ha mai utilizzato il mezzo digitale per comprare dei prodotti tipo i libri, e che invece erano talmente affezionati alla lettura da decidere di andare oltre le proprie paure, e perché in Italia comunque non siamo particolarmente digitalizzati, e hanno deciso, pur di avere quel prodotto, di acquistarlo direttamente online. Allora, messa in questo modo, un senso ce l'ha. Messa come l'hanno messa loro, gli italiani, stranamente, si sono rivolti agli store online. E tu lì guardi e sei, stranamente, effettivamente. Effettivamente nel 2020, cioè, incredibile. Non solo, ma poi c'è stato pure il picco degli ebook. Tu te lo saresti mai detto, no, che avrebbero preso gli ebook? Assolutamente no, soprattutto perché Amazon i libri te li consegnava in due settimane all'inizio, quindi incredibile che la gente abbia scelto di prendere gli ebook. Guarda, non me la spiego questa scelta proprio. Io non l'avrei fatto, raga, veramente. Io avrei scelto la stella di Rosetta, consegna Prime. Però detto ciò, incredibilmente, quindi la gente ha scoperto questa cosa fantastica che si pensava che non esistesse, si pensava che era una leggenda metropolitana, l'internet, incredibile, sa che cos'è questa cosa? Quindi hanno scoperto internet e hanno scoperto anche gli ebook, e che quindi i libri in pietra erano scomodi da portare a letto, soprattutto poi tra l'altro non è che, cioè, ti occupano anche un sacco di spazio i libri in pietra, quindi dovrai scegliere un altro mezzo, e quindi hanno abbandonato i libri di pietra, hanno abbandonato i libri di carta per evidenti, insomma, no, motivi, perché tanto Amazon non te li consegnava, le librerie erano chiuse, e quindi hanno detto, oh, senti, io mi sono rotto le scatole di leggermi sempre la settimana enigmistica del 1992, fammi vedere se mi posso comprare una cosa che mi posso leggere, incredibile, hanno inventato gli ebook, e si sono comprati gli ebook, qualcuno si sarà comprato pure un ebook reader, già che c'era, perché leggersi l'ebook così... No, questo non è dato saperlo, perché hanno fatto una domanda diretta, in fondo, e nella domanda diretta c'era scritto: avete riscontrato un aumento
dell'acquisto degli e-reader rispetto agli ebook e ci hanno detto è un dato che non si può sapere. L'ottavo segreto di Fatima, Simone. E iniziamo al settimo. Vabbè. Che è? Ma gli italiani, dopo tutto, in quarantena, hanno letto di più? Questo pure è un segreto di Fatima, perché non ci è dato saperlo. Non ci è dato saperlo. Io non ho letto di più comunque perché sono incappata in delle sole incredibili. Vabbè, tu lo sai, quindi non ho letto di più proprio per niente. No, allora ci è stato risposto che no, non si sa se si è letto di più perché non si sa come gli altri paesi fanno la domanda. Perché Dio, io ti giuro quella parte ho detto manca senso, scusa. Cioè proprio così, scusa, manca senso. Però... No, perché la domanda era articolata. Colui che ha chiesto via Facebook questa cosa ha chiesto ma si è letto di più in Italia? Perché negli altri paesi... I dati dicono che c'è stato un aumento dell'acquisto e anche della lettura, facendo riferimento al famoso numerone di Waterstone che all'inizio ha venduto molti più libri che in tutti i primi 3 mesi dell'anno. E lui ha preso la palla al balzo, ha rigirato la domanda dicendo no, non si può sapere se abbiamo letto di più perché tutti i paesi dello Stato comunitario fanno domande per avere i risultati sui dati della lettura diverse e quindi noi non sappiamo se le nostre domande possono essere assimilabili con quelle, che ne so, della Francia o della Spagna, quindi non sappiamo quanto abbiamo letto. E poi adesso ho una domanda, ma come glielo domanderanno quanti libri hanno letto a settimana? In endecasillabi? Come glielo possono domandare? Quando vedi il libraio spagnolo, fa questa cortesia, chiedi, siccome gli chiedono come leggono i suoi. Cioè, voglio dire, cambiando l'ordine degli addendi, quanto libro lei letto durante quarantena? Cioè, no? Più o meno, si capisce? Cioè, no? No. Vabbè. Comunque, le domande in Germania sono diverse, quindi visto che la grammatica tedesca è diversa da quella italiana, può essere che c'è qualquadra che non cosa e la gente non si capisce, risponde 15 e in realtà intendeva dire 2. Ci avranno un sistema numerico pure differente, in Francia ad esempio. Non so, misureranno i libri letti. Ci contano da 10. Ma sì, misureranno i libri letti in frazioni, tipo un terzo dei libri del mondo. Chissà che cosa voleva dire. No, ma magari che ne so, che in Francia quando fanno la richiesta dico quanti libri da 1 a 5 pagine avete letto, valgono anche i volantini. Ma là io un botto, botto veramente, ho letto tantissimo, soprattutto perché cercavo le offerte della carta igienica che era introvabile all'inizio appunto, quindi andavo su tutti i volantini ma online. Perché la carta, cioè io questa cosa me la so chiesta, ma perché la carta igienica è la prima cosa che sparisce? Carta igienica, cioè... e uova, incredibile. Boh. Vedi, l'Italia è il lievito. Ma no, lievito pure qua una certa, perché poi dico no, ma io ho il panificio sotto casa, adesso parentesi, io ho il panificio sotto casa, ma così sotto casa che lo vedo dal balcone, cioè ma ci posso lanciare dentro al panificio. Ma io in tempi di quarantena, vabbè, non si può uscire, ma il panificio rimane aperto, non è che chiude, cioè c'hai i beni di prima necessità, dici vabbè uscite il meno possibile, potrò comprare il pane, me ne compro un po' di più al massimo e me lo congelo. E infatti io così ho fatto, cioè la mancanza del lievito non l'ho proprio sperimentato. Cioè tu non hai panificato? Ma chi se ne frega, Simone, io lavoravo, ma figurati se a te alle 6 del pomeriggio mi viene da fare il pane a me, ma il pane lo compro già fatto, tra l'altro, cioè, chi se ne frega col forno che c'ho, ma che pane mi volevi, che fette biscottate mi venivano, c'ho il forno che mi cuoce soltanto da un lato, sai che bello questo pane che mi veniva, ma poi la pazienza, stai lì a panificare, poi parli con il lievito, perché se non si sente... non si sente compreso, impazzisce, il lievito madre non diventa più madre, diventa padre, poi panico, paura, non si lievita più niente, cioè, ma posso stare presto pure al lievito, già c'ho 2 gatti, cioè me stessa, la vicina, pure col lievito devo parlare, cioè no, c'ho altre cose da fare io durante la giornata, non è che mi posso mettere lì a perdere tempo a parlare col lievito, e dagli su, la gente stava lì, non mi sono preso il lievito per fare il lievito madre, ma come te va? Ma come te va? A me non me va. Ma poi ci avessi il forno a legna. Io la carta igienica, cioè è come si dice, vabbè, domani il mondo sparisce e rimani solo tu. Qual è la prima cosa che salvi? La carta igienica. La carta igienica, raga, ma infatti in The Walking Dead non hanno capito niente. Perché in The Walking Dead non facevano vedere
tutta la cosa della carta igienica vuota. Facevano vedere che tutto era vuoto, tranne alcune cose tipo piatti di plastica, bicchieri di plastica. La carta igienica non c'era. Cosa lì il protagonista, come si chiamava, Jack, Nick, vabbè, lui che stava lì a dire oddio, non c'è la carta igienica. E quindi evidentemente non hanno capito niente. Ma in The 100 quelli scendevano sulla terra non gliel'hanno data la carta igienica. Ragazzi, abbiamo scoperto un errore, bisogna rifare tutto The Walking Dead. Tra l'altro io comunque in ogni caso dovesse succedere qualcosa, chi se ne frega della carta igienica, mi farò il bidet, non lo so, userò dei tovaglioli. Tra l'altro, a proposito di questa cosa di userò dei tovaglioli eccetera, quando sono andata a fare la spesa poco prima del lockdown, che io veramente dovevo fare la spesa al di là del lockdown, perché per me era venerdì e quindi io di venerdì vado a fare la spesa, quindi sono andata a fare la spesa e ahimè non c'era la carta igienica e c'erano una marea di persone, ma veramente Simo credimi, una marea, una roba come tipo 40 persone tutte ferme, immobili come degli automi a guardare lo scaffale della carta igienica vuoto. Lo scaffale accanto, i fantastici rotoloni, quelli da cucina, ma anche quelli grossi così, era pieno. Io ho superato la folla di gente ignorante, ho detto scusate, permesso, la carta igienica non mi serve, prenderò i rotoloni da cucina, che nel caso in cui volesse Dio mi dovesse venire una botta di qualunque cosa, un imbarazzo intestinale, io posso con il rotolone da cucina. E loro mi hanno guardato attoniti e hanno detto ah, vedi questa quanto è intelligente. Saranno le stesse persone che hanno scoperto internet nel 2020. Non lo so, però questa cosa mi lascia molto interessata, ma perché io lavoro in un'azienda di telecomunicazioni e conoscevi già internet, incredibile. Sì, penso che a casa mia di digitale, di autostrade digitali, si parlava già nell'87. Sei proprio avanti. Eh no, perché mio padre si occupava di telecomunicazioni internazionali, quindi effettivamente mi parlava di, che ne so, le autostrade digitali, della TV che tu potevi fermare, non era registrata e potevi riprendere quando eri a casa. Vedi, tu eri già dentro Netflix prima di Netflix, Simone. Perché in America se ne già parlava già nell'87. Ma loro internet già lo conoscevano, mica come gli ottuagenari dell'AIE. Vabbè, comunque tornando a noi all'AIE. Quello che mi stupiva appunto riguardo a questa cosa è il fatto che al di là di non conoscere l'universo digitale, che oltretutto dovrebbe essere parte importante del sistema comunicazionale di qualsiasi ente, azienda o quant'altro, che vogliano essere, diciamo, arrivare a tutti, dovrebbero utilizzare questa opportunità. E oltretutto è un'opportunità che loro hanno perso da tempo. Per esempio, io mi sono sempre lamentata del fatto che il Salone del Libro non abbia mai lasciato l'opportunità a chi non poteva andare di poter vedere gli interventi da remoto. O tu stavi là oppure no. Il Salone del Libro stesso ha fatto un repulisti su YouTube togliendo tutti i possibili interventi registrati per evitare che fossero visibili agli utenti. Per cui io ricordo una lectio magistralis di Eco, bellissima, non si vedeva una cippa leppa perché il tizio era da lontano, aveva fatto la registrazione col telefonino, era tutta mossa, però era veramente una lezione interessantissima. E niente, sparita perché tolta. E oltretutto questa presa di coscienza del mondo digitale però non ha portato ad alcunché, cioè nel senso che il succo del discorso fatto sia in quell'intervento che in quello successivo di cui parleremo dopo non dice ok, proseguiamo su questo filone, andiamo avanti e cerchiamo di mettere a frutto, di monetizzare quello che è l'investimento. No, è una presa d'atto e poi si dice ok, allora adesso dobbiamo ricominciare, torniamo ai buoni spesa, torniamo alle librerie tutte indipendentemente dal fatto che si siano date da fare oppure no,
torniamo ai vecchi sistemi, e questa è una cosa completamente sbagliata, cioè non c'è nessun tipo di proposta o piano per la digitalizzazione della filiera, e questa è una cosa imbarazzante. Vedi che imbarazzante era la parola del 2020. No. Capito, mi veniva disdicevole, ma poi fa figo, fa educato. Imbarazzante. È imbarazzante a proposito della digitalizzazione dell'offerta, che tra l'altro quando dico digitalizzazione mi ricordo il coso, il mago, quello della Jalapas, prestidigitalizzazione, uguale, io identica. Vabbè, comunque, stessi capelli probabilmente. Dunque, no, per quanto riguarda la digitalizzazione dei contenuti, ho trovato alquanto disdicevole e imbarazzante, per essere educati, perché qua le parolacce non vanno bene, mi hanno detto, quindi disdicevole e imbarazzante è l'intervento per quanto riguarda i prestiti degli ebook nelle biblioteche, che il primo commento è stato chissà se poi rimarrà così o è stato dovuto... Capito? Ma che cos'è un vizio? Cioè, una volta che hai provato una canna, poi non riesci più a smettere, tipo uguale, una volta che hai preso un ebook in, non lo so, in prestito di biblioteca, poi cosa succede? Cioè, cosa vuoi che succeda? Un ebook? Cioè, se la gente ha lettore ebook, continuerà a farlo anche dopo. No, siccome ci abbiamo avuto questo boom, non so, vedremo se poi, cioè, sembrava tipo una minaccia. Tipo, vediamo se dopo c'è il coraggio di prendere un ebook. No, ma perché nello studio che hanno fatto non hanno considerato tutta una serie di fattori, e questa è una cosa che ti lascia molto pensare su come vengono poi riorganizzati i dati in maniera da farli apparire in un modo invece che in un altro. Per cui, per esempio, si prendevano in esame un periodo preciso della quarantena, cioè dalla chiusura, dal grande lockdown che è avvenuto intorno alla 10ª settimana dell'anno, fino alle prime riaperture ufficiali, che sono state prima il 18 di aprile e poi... No, sì, dal 14 di aprile fino al 4 di maggio. E una delle cose che, cioè, facevano vedere due grafici paralleli, da una parte i libri e dall'altra gli ebook, e ti dicono che la prima settimana è bassa, ma è ancora normale perché il lockdown non è partito allo stesso tempo in tutte le regioni. Poi ti dicono, nella seconda settimana, quindi nell'undicesima settimana, è tutto crollato. Il famoso grazie al cavolo, era tutto chiuso. Lo vuoi sentire in spagnolo? Anche se non si dice in spagnolo, perché l'ho inventato io. Gracias a la polla. Esatto, che è più carino. E quindi di conseguenza si faceva tutto questo discorso non tenendo conto che dalla chiusura fino a più o meno la fine di marzo, se non la metà di aprile, non tutta Italia aveva recepito il fatto che i libri non erano un bene di prima necessità, mentre le aziende, tipo per esempio Amazon, che per non avere problemi con lo Stato italiano, visto e considerato che è sempre la cattiva Amazon, si è attivata subito con tutti i regolamenti, e quindi ti diceva nel momento in cui tu compravi che il libro ci avrebbe messo più tempo della carta igienica ad arrivare a casa tua. Carta igienica è trovabile pure su Amazon, incredibile. Però cioè proprio mancava il messaggino con sopra scritto "Ops, non è carta igienica, mi dispiace, questo ti arriverà proprio tardi". Sì, però te lo dico, cioè, io l'ho comprato lo stesso libro su Amazon, però effettivamente ci ha messo tipo 12 giorni ad arrivare. Ecco, mentre lo stesso non accadeva per gli ebook, perché l'uso dell'ebook lo compri e lo scarichi subito. E chiaramente e chiaramente la gente si è data al prestito. Il prestito, essendo le biblioteche chiuse, che cazzo di libri potevano chiedere in prestito? Esclusivamente quelli che erano in digitale. Quindi il ragionamento c'è di fondo, ma se tu non lo spieghi, e se non tutti quelli che ti ascoltano possono avere gli strumenti per poterli interpretare o per poterli anche, come noi, contestare, è complicata la cosa. Sembra sempre che l'Italia è una vera merda.
Beh, ma il punto è che tanto lui, mettendotela su questo, cioè lui, loro, mettendotela su questo piano, perché poi questa cosa degli ebook digitali, sì, degli ebook digitali, cosa ho detto? Gli ebook digitali, ma va, c'erano gli ebook di pietra, appunto, no? Dicevo, che dopo tutti questi video chiaramente ti è venuta un po' quindi, per ridondanza. Dopo i prestiti digitali, cioè che loro te la mettevano sul piano del... chissà se poi ci avrà il coraggio di prendere un altro ebook in biblioteca, oppure sarsi il culo e ce va, scusa il deretano per essere educato, o se alzi il deretano e ti ci rechi in biblioteca. Cioè, non capito, ma perché una deve campare con l'ansia così, questa ho preso un ebook in biblioteca, e che sarà mai? E magari ne prendo un altro domani, così dietro, la metto il di dietro per essere sempre educati. Cioè, non capisco questa ansia, questa, non lo so, questo, boh, tutti così tristi, tutti così mogi, cioè che sembra un funerale, cioè la tavola rotonda più triste della storia. Già ci avete 180 anni l'uno, l'unica più no. Lì, la Sabrina, che era quella un po' meno ottuagenaria, però. Però in ogni caso un dato buono c'è. Me lo sono perso. È un dato che ha suscitato un entusiasmo pari a quella di un morto. Da parecchio, però molto morto. Allora sì, un tipo Dante morto trapassato remoto, dai. Molto trapassato remoto. Lo so che state pensando che ci abbiamo preso gusto con questi finali sospesi, ma in effetti nelle trasmissioni passate che parlavano di argomenti similari abbiamo capito che l'argomento non interessa solo noi, ma interessa anche voi. Ed effettivamente questa volta siamo state molto specifiche e la puntata è venuta lunga 2 ore. Quindi abbiate pazienza, aspettate la prossima settimana per sapere quale buona notizia ci è stata comunicata. Ciao da me e da Irene.